la relazione su cui siamo chiamati a riflettere ha per tema questa parola del discorso di Gesù, uno dei discorsi dell'addio, 15 di Giovanni, perché andiate e portiate molto frutto. E il sottotitolo è evangelizzazione, o meglio evangelizzare, e la vocazione permanente del rinnovamento nello spirito. Un argomento questo toccato tante, tante volte nelle nostre riunioni, ribadito tante volte dal Papa, recentemente nel nove millenni di Unte per i gruppi ecclesiali e nei discorsi ultimi del Papa anche per noi. Dobbiamo fare eco a questo invito e questa nostra relazione non vuole dire cose nuove, non potremmo dire cose nuove, ma vuole soltanto farci riflettere su questo impegno che noi abbiamo, non soltanto come battezzati, ma soprattutto perché abbiamo ricevuto il dono dello Spirito, perché lo Spirito che dimora dentro di noi, che prende da Cristo verità, prenda la parola, possa attraverso la nostra bocca annunziare agli uomini che Gesù è il Signore e che fuori di Lui non c'è salvezza. Soprattutto oggi, perché l'uomo d'oggi cerca di emarginare Cristo, sua unica salvezza, ed è lo Spirito che ci invita a intronizzare Cristo nel cuore degli uomini, perché fuori di Lui non c'è salvezza. Ecco allora, tutti siamo invitati a riflettere su questo argomento, sull'evangelizzazione che ha al centro la parola che Cristo stesso, parola eterna del Padre, perché è da Lui che viene la vita. Bisogna riproporre Cristo e bisogna riproporlo nello Spirito Santo, perché è Lui che attinge da Lui e lo annunzia a noi. Ogni evangelizzazione che non avviene nello Spirito già porta qualche menomazione in se stessa, perché non porta la forza. Lo annotava il Papa in un discorso alla Chiesa del Messico. Faceva notare che la predicazione nei secoli passati non aveva portato tutto quel frutto che ci si aspettava, perché non era stata portata nel fuoco dello Spirito. Ed è per questo che il Papa sempre parla di nuova evangelizzazione, non nuova certamente nei contenuti, ma nuova nel modo come questi contenuti vengono portati alla gente di fuori e alla gente di dentro, perché tutti abbiamo bisogno di essere evangelizzati, rievangelizzati
cominciando da noi rinnovamente nello Spirito. E quando siamo ben evangelizzati dallo Spirito, soltanto allora siamo in grado, per quella maturazione della parola che è avvenuta in noi, di portarla agli altri e di portare così il suo frutto, molto frutto, un frutto che rimane. Dicevo che al centro della evangelizzazione o della predicazione c'è sempre la parola, perché quando noi divaghiamo proponendo altro, noi falsiamo l'evangelizzazione e non otteniamo il frutto che ci si aspetta, perché soltanto è dalla parola che noi attendiamo la vita. La parola eterna di Dio, che è nel grembo del Padre, e dal grembo del Padre è sceso in mezzo a noi, si è rivelata come vento salvifico, perché gli uomini vivono attraverso la parola di Dio. Fuori dalla parola di Dio non c'è vita. Tutti i surrogati che noi possiamo dare non potranno mai supplire la parola, perché dalla parola di Dio nasce la vita. Egli era la vita. E come il Padre ha dato me la vita, ed io vivo per il Padre, così l'ho data a voi, perché anche voi viviate come vive il Figlio. Dio pertanto si rivela così a tutti noi e ci coinvolge nella storia nostra, donando se stesso nel Figlio suo come parola. È bellissimo il testo che troviamo al riguardo nella Dei Verbum, sulla rivelazione. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e manifestarsi a noi nel mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo del Figlio, ossia per mezzo del Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo, hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina natura. Da ciò ne segue che noi, Chiesa del Signore, luogo dove è stata depositata la parola e dove lo Spirito forgia la parola, siamo in religioso ascolto della stessa parola di Dio, dell'annunzio che ci fa di questa parola lo Spirito Santo, egli che parla sempre e parla di Cristo. Come Cristo parla del Padre, lo Spirito sempre parla di Cristo. E soltanto quando noi abbiamo ricevuto dallo Spirito la parola, ossia da colui che prenda da lui e lo annuncia a noi, siamo in grado di proclamare questa parola e far sì che questa parola porti il suo frutto, e cioè che il piano di Dio si realizzi e noi entriamo in comunione con Lui. Gli uomini entrano tutti in comunione con Lui dove è la vita, come dice appunto Giovanni,
quando ci parla della parola di Dio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo toccato del Verbo della vita, questo noi vi annunziamo, dove appunto si parla in una chiave di esperienza quello che abbiamo udito, veduto, toccato del Verbo della vita, questo vi annunziamo. E finché noi non tocchiamo, non vediamo, non ascoltiamo il Verbo della vita, non possiamo annunziare, perché soltanto dopo aver toccato con mano, dopo aver visto con gli occhi, dopo aver udito nello spirito, siamo in grado di annunziare la salvezza, perché gli uomini entrino in comunione con Dio e con noi, perché nella comunione con la Trinità è la vita. Voi dovete scusare perché ogni tanto deve bere un sorso d'acqua, perché ci ho faringite e laringite. Detto questo come preambolo, noi allora fissiamo l'attenzione sulla parola, che è appunto al centro della predicazione, dell'evangelizzazione. Non possiamo andare fuori. Ogni volta che andiamo fuori, noi erriamo, perché è dalla parola che attendiamo la vita. E gli uomini hanno bisogno della vita. Hanno bisogno di entrare appunto nella comunione con Dio e vivere come noi viviamo, col Padre, col Figlio e con lo Spirito. E allora centriamo la parola e coltiviamola nei nostri gruppi, perché è la parola che è coltivata nei gruppi, che ci rende validi predicatori. Lo diremo dopo. E dai gruppi nostri che deve nascere l'evangelizzazione, debbono nascere gli evangelizzatori, perché la parola che è depositata nei nostri gruppi, che è alimentata dallo Spirito Santo, è questa parola che cresce in qualcuno di noi, ed è allora che, uscendo dai nostri gruppi saturi di parola, noi possiamo predicare la parola, e questa parola porterà il suo frutto. E adesso andiamo un po' a vedere il cammino della parola in noi, in ciascuno di noi, e anche nei nostri gruppi, da cui debbono nascere necessariamente i predicatori. Noi non vorremmo così pretendere che la predicazione nasca da noi, no, ma per quanto sta in noi, la predicazione deve trovare la radice nella vita del gruppo, di un gruppo orante, di un gruppo in cui circola la parola e cresce la parola, matura la parola, diventa più intelligente per noi nella rivelazione dello Spirito la parola che dobbiamo dire. Cominciamo con il cammino della parola. Prendiamo due testi così
familiari a noi. Un primo testo è di Geremia, lo ricordate? Tante volte nelle nostre riunioni è venuto questo testo, Geremia 15:16. Però un testo tipico, dove è detto: quando le tue parole mi vengono così incontro, io le divorai con avidità, ogni parola è misurata. La parola ti viene incontro, tu la divori con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, gioia che si espande in tutto l'essere, la letizia che penetra nelle profondità del cuore. Perché? Perché io portavo il tuo nome. Il profeta va incontro alla parola, cioè non va a cercare la parola, ma è la parola che gli viene incontro. L'iniziativa è sempre di Dio. Tu vai, tu vieni mandato quando sei unto di spirito che ti dà la parola. È la parola che ti viene incontro. Tu la riconosci. Perché la riconosci? Perché il tuo nome è dentro di me. È scritto sulla mia fronte. Tu sei un uomo di Dio. Tu hai dimestichezza con Dio, dimestichezza con Cristo, dimestichezza con lo Spirito. Riconosci la parola quando ti vieni incontro. E quando riconosci la parola che è quella tua, che è la vita, tu la divori con avidità per appropriarti di questa parola, farla tua. Finché noi non facciamo nostra la parola, ma la recitiamo, la porgiamo, non facciamo niente. La parola deve essere divorata con avidità, deve gioire e ballare dentro di noi, come ballava in nostra madre Maria, come gioiva in nostra madre Maria la parola, quando proclamò il Magnificat. Ecco il profeta che mangia la parola con grande avidità e diventa miele questa parola sulla sua bocca. Diventa miele. Una parola che diventa miele, dolcissima, dolcissima perché rende dolce la nostra vita, ci rende dolce Dio, si gusta Dio. Ecco quanto è gioioso, quanto è dolce, quanto è soave. Questa suavità del cuore, questa gioia della parola, questo miele che ci nutre e ci dà forza, perché il miele si addolcisce, ma ci dà forza, e allora che noi siamo pronti per predicare, per evangelizzare, per dire a tutti: svegliatevi, io vi comunico la parola che dà la vita, che vi sveglia dal sonno, vi sveglia dalla morte, vi fa vedere la luce.
Andiamo a un altro testo. Il testo di Ezechiele, che tutti conosciamo. Figlio dell'uomo, mangia ciò che ti è davanti, e che c'era davanti un rotolo, il rotolo del libro, e sempre alla parola che ci sta davanti, non dobbiamo cercarla, ci sta davanti, perché essa stessa si presenta, il Verbo di Dio si presenta a noi. A noi tocca mangiare. Divora questo rotolo. E il povero profeta dovette aprire bene la bocca per ingoiare un rotolo di pergamena, dove era scritto tutto il messaggio che doveva portare agli uomini. Qui non esaminiamo tutto il testo, sarebbe andare per le lunghe, ma vediamo un po' cosa fa il profeta. Apre la bocca, mangia, riempi il ventre tuo. Ecco, riempire il ventre. Riempire il ventre. Cioè fare il pieno della parola. La parola deve crescere dentro di noi. E allora diventa dolcezza, anche qui diventa dolcezza. Diventa dolcezza per la bocca, ma diventa anche, come dirà poi Giovanni, un fiele. Dentro, cioè, il bisogno di dirla, di pronunziarla, di annunziarla, perché contiene dei messaggi che Dio vuole dare attraverso noi agli uomini, perché la parola di Dio tante volte è tagliente, è dura, perché deve scuotere, e il povero profeta deve parlare, deve annunziare la parola di Dio, senza togliere niente alla parola, quello che io ti dirò tu dovrai dire. E poi dice va, pure, ascoltino o non ascoltino, poco importa, tu devi annunciare quello che io ti dirò. E lo Spirito mi prese, ecco qua, è lo Spirito che prende. Mi prese e mi portò a Tel Aviv, dove era appunto un grande assembramento di deportati ebrei, che in terra del Sirio avevano perduto di vista Dio, si erano induriti, avevano perduto nel Sirio l'idea di Dio. E lo Spirito mi prese e mi portò là, presso i deportati. Mi depositò nel campo di Tel Aviv ed io parlai ai deportati. Anche noi siamo presi come Geremia e come Ezechiele e siamo portati dallo Spirito ad annunziare la parola, soprattutto ai deportati del nostro popolo, che hanno perduto in esilio, nell'esilio del mondo, l'idea di Dio, il sapore di Dio, le tracce di Dio. Qui siamo nel mondo di oggi, come Geremia, come Ezechiele. Noi siamo chiamati da Dio e portati dallo Spirito ai deportati, perché i deportati riconoscano che soltanto in Dio, nel Dio del loro padre,
e la salvezza agli uomini sviati di questo mondo. Il Signore ci porta, sì, io ti porterò in un mondo, dice il profeta, dice il Signore il profeta Ezechiele, che sono di dure orecchie, di cuore incirconciso, ma tu dovrai parlare a loro, ascoltino e non ascoltino, il resto lo farò io. Così siamo noi, chiamati da Dio e portati sulle ali dello Spirito per parlare di Cristo, di questo Cristo che è la vita degli uomini e che gli uomini oggi emarginano e per questo sono morti. Viviamo in un mondo di cadaveri ambulanti, ce ne dobbiamo accorgere perché i figli delle tenebre sono più numerosi dei figli della luce. Dobbiamo prendere coscienza di questo mandato del Signore. E allora, fratelli e sorelle, diamoci forza tutti nel Signore e come i profeti nell'Antico Testamento obbedirono alla voce del Signore, così anche noi dobbiamo obbedire alla voce di Gesù. Egli ci ha detto, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Guardate, c'è una linea di giuntura tra la missione di Cristo e la missione nostra. Il Padre manda Cristo, Cristo manda noi, c'è la catena. Dobbiamo essere coscienti di questa catena. La nostra missionarietà è legata alla missione di Cristo da parte del Padre. Dio ha mandato il Figlio nel mondo perché il mondo abbia la vita. E noi siamo mandati da Cristo perché il mondo abbia la vita. E se noi non andiamo, la vita non sarà data agli uomini, perché è Cristo che attraverso noi comunica agli uomini la vita. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E per questo nel testo è detto, capitolo 15, 16, vi ho costituiti perché andiate e portiate molto frutto. Però non si può parlare sempre senza che noi riceviamo sempre, per cui dobbiamo essere sempre in comunione con lo Spirito e non possiamo andare senza la forza dall'alto. Poveri quei predicatori che vanno senza la forza dall'alto. Sono come gli apostoli che non hanno ricevuto la forza dall'alto e debbono attendere che scenda la forza dall'alto. Rimanete in Gerusalemme, in città, finché non si compia la promessa, quella di cui tante volte vi ho parlato. Riceverete forza dall'alto e poi potrete predicare, potete andare, andrete in tutto il mondo, annunziate a tutte le genti che io sono il vivente, annunziate a tutti gli uomini tutte quelle che io vi ho detto. Ed essi andarono, andarono dopo aver ricevuto la forza dall'alto a Pentecoste, non andarono prima, avrebbero fatto fiasco, come fiasco facciamo noi quando ci avventuriamo nell'evangelizzazione e diciamo parole, parole, parole,
senza la forza dello spirito, perché lo spirito è forza, lo spirito è vita, che passa attraverso la nostra parola, passa negli uditori e dalla vita. Mi sarete testimoni fino ai confini della terra, per cui lo spazio che ci è stato assegnato non è soltanto Israele, ossia il popolo nostro, il nostro gruppo, che non deve essere trascurato, lo vedremo subito, ma dobbiamo andare oltre il nostro gruppo, fino ai confini della terra. Per questo io vi ho costituiti e vi ho dato il mio spirito, perché andiate e portiate molto frutto, un frutto che rimane. Noi siamo mandati come gli apostoli, in forza del battesimo, siamo mandati dallo spirito in forza dell'effusione che ha rinnovato il nostro battesimo e a tutti gli uomini, ad annunziare il Vangelo a tutti gli uomini, ci ha dato i carismi, ha dato il carisma dell'evangelizzazione al gruppo, il che significa che l'appartenenza al gruppo comporta il carisma dell'evangelizzazione. Non manca lo spirito, ma manca a noi la forza di andare. Siamo tutti abilitati, noi del rinnovamento nello spirito, in forza dell'effusione che abbiamo ricevuto, siamo abilitati, noi ribattezzati nello spirito, a doppio titolo, abilitati nel carisma a portare la parola di Dio agli uomini, prima dentro il gruppo e poi fuori del gruppo, fino ai confini della terra. Ma siamo arrivati non soltanto in forza del battesimo, non soltanto in forza della nostra effusione, ma in forza anche di un mandato specifico che ci dà il Papa, lo dà a noi, membri dei gruppi ecclesiali, oggi. Ieri non c'era stato dato, ma oggi ci viene dato. Si legge sempre con commozione questo tratto che vorrei pure leggere del nuovo millennio di Unte, il numero 40. Noi ci siamo nutriti dalla parola, vedremo come nutrirci dalla parola, per l'impegno dell'evangelizzazione. Questa è sicuramente una priorità per la Chiesa e anche una priorità per noi. Il Papa continua a dire dell'impegno che noi dobbiamo avere, del coraggio che dobbiamo avere, perché i paesi di antica evangelizzazione hanno perduto il Vangelo, hanno perduto la via di Cristo. Per cui abbiamo una società cristiana cristianizzata, per cui dobbiamo di nuovo rievangelizzare, e la nuova evangelizzazione, lo ribadisco ora, soprattutto per indicare che occorre
riaccendere in noi lo slancio dell'origine, lasciandoci pervadere dall'ardore della predicazione apostolica seguita alla Pentecoste. Dobbiamo rivivere in noi il sentimento infocato di Paolo, il quale esclamava: guai a me se non predicassi il Vangelo. Guai a noi, lo dico trepidando, fratelli e sorelle, guai a noi se non predichiamo il Vangelo. Lo Spirito Santo è sceso su di noi per questo. Egli ha preso del mio, dice, prende da lui, prendo da Cristo e ve l'annuncio, perché noi lo annunciamo a nostra volta. Paolo sentiva i guai, anche noi dobbiamo sentire i guai di questa parola della Scrittura. Guai a me se io non predicherò il Vangelo. Predicare il Vangelo, non predicare altre cose. Predicare Cristo, il Vangelo è Cristo, e predicarlo come testimone di quello che ho udito, visto e trattato con le mie mani. Portare la nostra esperienza di vita nella predicazione, perché gli uomini vedano, odano, tocchino con mani anche loro. Siate i miei testimoni, testimoni di prima mano, per l'esperienza dello Spirito. Questa passione, continua il Papa, non mancherà di suscitare nella Chiesa una nuova missionarietà che non potrà essere demandata a una porzione di specialisti. Prima c'erano i predicatori, predicatori di cartello, predicatori di grandi pulpiti, no? I primi evangelizzatori dell'era cristiana erano tutti cristiani, cristiani della diaspora, quelli che diffusero nel Mediterraneo la fede, i coniugi Priscilla e Aquila, grandi evangelizzatori. Ma dovrà coinvolgere la responsabilità di tutti i membri del popolo di Dio. Chi ha incontrato veramente Cristo non può tenerselo per sé, deve annunciarlo. Occorre un nuovo slancio apostolico che sia vissuto quale impegno quotidiano dalle comunità e dai gruppi ecclesiali. Ecco il Papa. Si ferma ai gruppi ecclesiali. I gruppi ecclesiali, noi, movimento dello Spirito, siamo chiamati in maniera particolare a diffondere il Vangelo, a predicare Cristo, a portare Cristo in mezzo agli uomini, e dobbiamo essere coscienti di questo. Però dobbiamo nutrirci della parola. Lo dice il Papa all'inizio di questo pericolo. Nutriti dalla parola. Come ci nutriamo della parola? È molto importante nutrirci della parola nei nostri gruppi. È la preghiera comunitaria che ci dà già la parola. La parola di Dio attraverso i profeti, attraverso la preghiera, circola nella comunità e cresce
è un punto importante. San Gregorio Magno ha dei testi meravigliosi a riguardo. Lui ci parla della parola e della comunità. Lui dice: io sono il vescovo dei papi, sono il maestro di Israele. Quando il lettore mi legge il testo e che io poi devo fare il commento sul testo, e io faccio il commento sul testo, allora io ascolto i miei uditori, i quali hanno un'intelligenza del testo più che non abbia io. E io confesso che tante volte, dopo avere così commentato la parola, ho avuto l'intelligenza della parola più profonda dietro le osservazioni che mi venivano dal popolo che mi ascoltava, perché verbum crescit leggendo, ossia il verbo cresce leggendo, man mano che si legge, man mano che la parola risuona, cresce, cresce nell'intelligenza nostra, nutre la nostra mente, nutre il nostro cuore, si rende più visibile quasi. E io, dice il Papa, divenivo discepolo dei miei uditori, io il maestro ero discepolo dei miei uditori, apprendevo da loro, conoscevo meglio la parola da loro, perché la parola di Dio nella comunità cresce e diventa più intelligente per tutti, più saporosa per tutti, ci riempie tutti. Questo è molto importante, perché nei nostri gruppi bisognerebbe alimentare la parola, bisogna che la parola abbia risonanza, e quando il predicatore esce dal gruppo, allora è forgiato, perché ha ricevuto la parola, questa parola è cresciuta, è nutrito della parola di Dio, è riempito, come dice il testo di Ezechiele, riempi il ventre, per cui ha fatto il pieno della parola, che si è resa anche più intelligibile, più saporosa del miele, più forte, per cui il predicatore che esce dal gruppo orante, dal gruppo dove circola la parola, è il predicatore adatto a portare la parola. Quei predicatori isolati, i quali predicano per conto proprio, sì, avranno studiato la parola, l'avranno immagazzinata, faranno tanto bene, ma altro è il predicatore, l'evangelizzatore, che esce dal gruppo, di un altro che non esce dal gruppo, dove si coltiva la parola, avrà anche la sua comunità. Non dico che deve essere una comunità del rinnovamento, ma la vita di comunità, la vita di preghiera, la vita di ascolto, quando ci ascoltiamo gli uni gli altri, quando la parola circola, allora c'è questo nutrirci della parola di Dio, questo imbeverci della parola di Dio, questo assaporare la parola di Dio, che ci mette così in grado, nella forza dello spirito che riceviamo, di andare, di dare agli uomini quello che gli uomini attendono. Allora la parola diventa infocata, e la parola, siccome cresce, colpisce le menti illuminandole, colpisce i cuori piegandole, e gli uomini si convertono. Quante conversioni noi abbiamo notato di predicatori che sono usciti dai nostri gruppi, i quali, imbevuti dalla parola,
hanno parlato, quante volte le persone che accedono ai nostri gruppi e sentono le nostre evangelizzazioni, piegano le ginocchia e dicono: qui veramente c'è il Signore. Di qui l'importanza della preghiera forte nei nostri gruppi e della circolazione della parola di Dio. Ricordate il testo comune di Paolo? La parola di Dio circoli in mezzo a voi. Comunicarci la parola, perché circolando, comunicandoci la parola, cresce la parola, cresce dentro di noi, ci riempie di sé. E allora soltanto siamo adatti a portare la parola, che diventa una parola infocata, un dardo, diventa così una spada sguainata a doppio taglio che divide le ossa, le midolla, la carne e delle ossa. C'è una parola penetrante che converte. Di qui l'importanza della preghiera nel gruppo, della parola nel gruppo, per poter meglio evangelizzare. Del resto è il metodo degli apostoli. Cosa dice Pietro quando c'è la scelta dei diaconi? Voi attenderete al servizio delle mense, noi attenderemo alla preghiera e alla predicazione. Tutte e due vanno insieme. Guai a chi predica senza aver pregato, senza essere nutrito dalla parola di Dio nella preghiera. Non sarà efficace la tua predicazione. Ma anche guai a chi prega soltanto e non annuncia la parola, perché tradisce il mandato. Noi preghiamo per nutrirci della parola, ma la parola deve camminare. Deve camminare. È importante il cammino della parola. Non deve morire nei nostri gruppi. Deve rivivere la nostra vita e deve rivivere sulla nostra bocca. Deve portare frutto. Ecco allora il testo che abbiamo letto. Perché portiate molto frutto. Portare frutto. Frutto dentro e frutto fuori. Un esame di coscienza. Ve lo faccio sempre con me. E mi batto il petto davanti a Dio. Mi vado a confessare. Confesso con il mio padre Giovanni, pazientemente, che viene a confessare. E io mi confesso di questo peccato. Guardate, noi siamo responsabili dei nostri gruppi. Quando io mi accorgo che dopo 20 anni, 25 anni, le persone non migliorano, io mi preoccupo. E allora cosa abbiamo fatto? Che se ne è fatta di tanta parola di Dio? Perché la preghiera aggancia la vita. Perché la parola deve portare il suo frutto. Dov'è il Cristo? Perché il frutto vero è la vita. Il frutto di cui parlava Gesù è la vita. Il frutto di cui parlava Gesù è la vita nello spirito. E i gruppi dove ci sono frutti della carne in abbondanza e pochi frutti dello spirito, quei gruppi in cui non c'è la vita di Cristo, che si vede negli occhi, si sente nelle parole, si tocca con mano, dove il verbo della vita non si vede, non si ode, non si tocca, ma si tocca la carne, si tocca la presenza del maligno. Che gruppo è? Abbiamo sciupato 20 anni, 30 anni quasi. E dov'è il frutto? Dov'è l'amore? L'amore,
L'amore che deve vedersi, deve sentirsi. Dov'è la pace? Che non regna nei suoi gruppi. Dov'è la gioia che è sparita? Perché il maligno entra e ci rapisce la gioia. È il primo frutto che becca quando in un gruppo non c'è più la gioia di trovarsi insieme. La gioia che non si esprime tanto nel canto, nel baccano, quello può essere un momento di esaltazione, pure buono. Ma la gioia che sprizza da di dentro, il desiderio di trovarsi insieme con gli altri, il desiderio di vedersi, il desiderio di pregare, il desiderio di stare insieme, di lodare il Signore, benedire il Signore, il desiderio di operare per il Signore, la gioia che traspare dagli occhi, nei nostri gruppi, manca il mondo, manca la pace, manca la gioia. Sì, il confronto delle famiglie in cui viviamo, in confronto di altre comunità che frequentiamo, c'è un po' di amore, c'è un po' di pace, c'è un po' di gioia, ma non quella che vuole il Signore, che si aspetti il Signore quando viene a visitarci. Io visito questo giardino, visito quest'albero e non trovo frutti, che ne facciamo? E gli altri frutti dove sono? I frutti delle quattro pareti, che abbiamo il tetto, amore, della casa della sapienza, le api dello spirito, l'amore, la pace, la gioia, sono il tetto, poi le quattro pareti, e sono i rapporti con gli altri, la benevolenza, l'eternità. Mancano queste cose. E anche la base scricchia, il dominio di sé, la mitezza. Fratelli e sorelle, esaminiamo, non voglio dilungarmi, esaminiamo la vita dei nostri gruppi per vedere se portiamo frutto, se la parola di Dio dentro ha portato i suoi frutti, o se c'è bisogno ancora di rievangelizzare i gruppi nostri nello Spirito Santo, riproporre la parola di Dio con la forza dello Spirito, perché noi possiamo portare il frutto a Cristo, il frutto che rimanga e sia dolce al palato e ci nutra e sia dolce alla Chiesa tutta, nutrisca la Chiesa tutta, perché il rinnovamento deve fruttare per tutta la Chiesa. Rivediamo allora la nostra evangelizzazione al di dentro e riformiamo anche al di dentro la nostra evangelizzazione, mettendola a fuoco dello Spirito Santo, perché i nostri gruppi diano il loro frutto, il frutto della vita, il frutto della vita, i frutti dello Spirito, che non siano soppiattati dai frutti della carne, i frutti dello Spirito, in modo che i nostri gruppi siano il giardino di Dio, dove il diretto scende, siede all'ombra e mangi sotto i frutti deliziosi del mio giardino. Scendi, lo Spirito di Dio, e rendi i nostri gruppi fecondi, fa maturare i frutti dei nostri gruppi, lo Spirito Santo, e venga il diretto a posarsi e a riposarsi nei nostri gruppi, e a mangiare dai nostri alberi il frutto squisito che è per te. Una parola ancora per la evangelizzazione nel senso più stretto della parola: andare in alto. Guardiamo la parola tante volte ascoltata, bucchi in alto. Dobbiamo uscire dai gruppi
e c'è un primo cerchio obbligatorio dove ci attende lo spirito e dove ci attende il nemico da sconfiggere, perché il nemico è entrato nelle nostre famiglie. Ecco il primo cerchio dell'evangelizzazione nostra. Abbiamo tre cerchi. Il primo cerchio è la famiglia. Cerchio esterno. La famiglia. Nelle nostre famiglie è entrata la morte. Lo spirito della morte. Non dimenticatela, perché è una verità. Lo spirito di vita è stato così mandato via, le porte sono state aperte ed è stato cacciato lo Spirito Santo delle nostre famiglie. Lo Spirito Santo non abita con l'impurità. Lo Spirito Santo non abita con gli uomini che si assuffano tra di loro, che sanno di terra, si rattrista e se ne va. Ed entra lo spirito cattivo, entra lo spirito di morte. Abbiamo sì i segnali dello spirito di morte, con gli episodi grandi, impressionanti, che la stampa ci fornisce, ma sotto sotto c'è la morte che circola nelle nostre famiglie. Dobbiamo portare Cristo Gesù, sveglia tu che dormi e Cristo ti illuminerà. Dobbiamo portare lo Spirito, soffio Spirito dei quattro venti. Dobbiamo far risorgere il popolo cristiano che assorbe il male, il sonnifero. Le nostre famiglie sono dormienti di fronte al male, non reagiscono più, sono anestetizzati. L'anestetico è penetrato nelle loro ossa, non reagiscono al male, bevono facilmente il male e perdono la cognizione del bene e del male, la loro vista è offuscata, non vedono più la luce, non assaporano più Gesù. E dobbiamo parlare di Gesù, proprio di Gesù, vita, ai nostri bambini, perché quando saranno più grandi, non ci dicono, non ci avete parlato di Gesù. Rifiutano quel Gesù, lo ignorano, perché noi non abbiamo parlato allora di Gesù, non abbiamo fatto amare Gesù quando erano ancora bambini, quando potevano assorbire l'alito della vita, e hanno assorbito l'alito della morte. E dobbiamo nelle nostre famiglie riportare la pace, frutto dello spirito. C'è la divisione tra marito e moglie, ci sono tradimenti occulti, moltissimi, anche che non sono consumati, ma sono i tradimenti del cuore, tradimenti del cuore, per cui la famiglia si sfascia, c'è acido tra marito e moglie, c'è dissenso tra genitori e figli. Sono entrati altri nelle nostre famiglie, dobbiamo rievangelizzare le nostre famiglie a forza, dobbiamo reinserire Cristo nelle nostre famiglie, ascoltino o non ascoltino, come detto al profeta Ezechiele, per i deportati di Tel Aviv. Dobbiamo riportare Gesù nelle nostre case, altro che togliere i crocifissi. Dobbiamo portare Gesù vita, dobbiamo portare la preghiera che è l'alito della vita nelle nostre famiglie, altrimenti già siamo scristianizzati per metà, saremo scristianizzati del tutto e saremo laicizzati nel termine puro della parola e non faremo più distinzione tra bene e male, accetteremo tutto tranne che Cristo che dà la vita. Secondo cerchio è il mondo del lavoro.
dobbiamo evangelizzare il mondo del lavoro, là dove noi siamo, dove lavoriamo. Dobbiamo portare Cristo, avere la sfacciataggine, qui il coraggio, ma un coraggio sfacciato di portare Cristo, di non nascondere le nostre idee, di non nascondere il nostro volto, debbono vedere il nostro volto di cristiani. Dobbiamo essere testimoni, i testimoni muti non valgono. Noi abbiamo visto, abbiamo udito, e per questo dobbiamo parlare. Diceva Pietro, non possiamo tacere quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, quello che è passato in mezzo a noi, non possiamo tacere. Così anche noi, nell'ambito dei nostri uffici, nel campo del nostro lavoro, fuori casa, dobbiamo additare Cristo, portare Cristo agli uomini, perché gli uomini vivano. E poi il terzo cerchio è il grande mondo che si consuma nella vanità di questo secolo, permeato di sesso, di amore al successo, di amore al denaro. E anche qui che dobbiamo portare lo Spirito Santo, dobbiamo portare Gesù, dobbiamo portare i grandi valori cristiani, predicare Cristo. Ecco la cosa più viente, dice il Papa qui nel 1940-41 per il nuovo Lenin Winter, di parlare a tutti secondo gli ambienti, adulti, piccoli, grandi, gli uomini del mondo, secondo l'ambiente, come faceva Gesù, adattare la parola all'ambiente. Ma la parola bisogna portarla, la testimonianza bisogna portarla. Dobbiamo rivitalizzare il mondo, perché Dio ha mandato Gesù, Dio Padre ha mandato Gesù perché ama il mondo, perché il mondo non perisca ma si salvi per mezzo di lui. L'uomo è l'unica creatura che Dio ama per se stesso. L'uomo è l'unica creatura che interessa a Dio, non degli angeli si interessa il Signore, io sono sicuro, ma dell'uomo, perché l'uomo